Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial dove parleremo una tecnica per trasformare, vedete come questa immagine di sinistra in questa di destra. Praticamente mettiamo il risalto qui, il flash, il colore dei capelli e quello delle labbra, mentre il resto praticamente è quasi un bianco e nero. Cominciamo subito dalla nostra immagine di base e cominciamo naturalmente a duplicare il nostro sfondo. Quindi Ctrl J, copiamo il nostro livello. Ora dobbiamo trovare un modo per selezionare qui, vedete, le mesh dei capelli e lo facciamo con i canali. Quindi andiamo a vedere i vari canali, guardiamo prima il blu, vedete poca selezione qui dei capelli, il verde e qui il rosso, vedete abbiamo molto più parti chiare qui dei flash dei capelli. Quindi lo selezioniamo. Tenendo premuto il tasto Ctrl e cliccando sul nostro canale, e vedete adesso qui dobbiamo praticamente eliminare le parti in più. Quindi selezioniamo strumento selezione rapida, poi vedete sottrai alla selezione, e col meno, vedete, clicchiamo e sottraiamo le parti in più. Quindi il viso, vedete, queste parti qua. Queste, qui dell'orecchio e anche qua su. Ecco, direi che abbiamo la selezione delle veste e capelli. A questo punto clicchiamo ancora nei canali per selezionare i canali compositi, torniamo nei nostri livelli e applichiamo una maschera, però con livello di regolazione curve. E a questo punto vedete si è aperta la nostra proprietà delle curve, però andiamo a controllare la nostra maschera. Quindi selezioniamo col tasto Alt e clicchiamo dentro la maschera e controlliamo la nostra selezione. Naturalmente se avessimo selezionato anche qui delle parti, da altre parti, possiamo naturalmente eliminarle dentro la maschera con il nostro pennello, col nero, e le eliminiamo. Adesso in questo caso vedete qui c'è un po' troppo. Dobbiamo solo evidenziare queste parti centrali e col pennello colore nero in primo piano, vedete, eliminiamo un po' queste parti in più. Qui non dobbiamo fare una grande selezione, solamente toglio questo bordino, vedete, qui di fianco. Ecco fatto. Perfetto. Ora evidenziamo queste parti, adesso torniamo sul nostro, vedete, livello delle curve, poi scegliamo il rosso, il rosso, e qui vedete alziamo, intensifichiamo le ciocche dei capelli, le flash praticamente rosse. Prendiamo anche piuttosto elevato, guardiamo il prima, vedete, e il dopo. Alziamo ancora un po' di più. Perfetto. Ora applichiamo un altro livello di regolazione. E stavolta scegliamo bianco e nero, quindi la trasformiamo in bianco e nero. Però guardate, scegliamo però una tinta. Quindi clicchiamo su tinta, scegliamo la tinta e prendiamo una tinta, vedete, grigia che si avvicini un po' all'azzurro. Ecco, direi che così può andare bene. Premiamo ok, forse anche un po' più bianca. Dopo, ecco. E premiamo ok. A questo punto però dobbiamo copiare la maschera del livello delle curve nella regolazione bianco e nero. Quindi premiamo Alt, tasto sinistro del mouse sulla maschera, trasegniamo, vedete, e la copiamo. A questo punto, perché si veda l'effetto, naturalmente dobbiamo andare sulla maschera della regolazione bianco e nero e la invertiamo. Quindi Ctrl I. Vedete, abbiamo invertito la maschera e guardate, qui abbiamo praticamente le nostre mesh rosse. Poi vedete sempre sulla maschera con il pennello bianco, vedete, possiamo eliminare quelle parti che non sono proprio perfette, vedete queste? Ecco qua, vedete così posso andare. Possiamo abbassare un po' l'opacità, vedete? Guardate. Non di molto, verso il 70%,
dare leggermente il colore, che non sia proprio un bianco e nero, guardate, e poi vedete, possiamo sempre intervenire o vedete nelle curve, quindi possiamo alzare sempre con il nostro canale rosso, vedete, alzare e rendere evidenziato il rosso dei capelli, e come anche possiamo andare, vedete, anche qui e cambiare la tinta, vedete, possiamo scegliere una tinta differente. Però diciamo che quella che avevo scelto prima direi che possa andare bene. Ora ci avviciniamo, vedete la bocca, poi sempre con un pennello colore nero, lavoriamo sempre dentro la maschera, vedete, e mettiamo in risalto il colore rosso della bocca. Diminuisco un po' il pennello. Eccolo, ci avviciniamo ancora un po'. Rimpicciolisco ancora per prendere queste parti qui più. Ecco fatto. Andiamo a vedere. Ed ecco qua la nostra trasformazione dall'immagine base, vedete, con questi riflessi nei capelli, la bocca e praticamente il resto bianco e nero con un po' appena appena di colore. Naturalmente vi ho spiegato prima che potete sempre andare, vedete, nelle regolazioni e cambiare sia la tonalità della tinta che quella delle mesh, e niente, non mi resta altro che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.